pietose, curva assente, polemica verso le istituzioni per le restrizioni dovute al Covid. In campo è lo stesso, primo tempo sottotono, ripresa ardimentosa. Auteri muta il volto tattico biancazzurro sullo 0-0, inserendo Galano per Bocic e spostando Dursi da falso 9 al centro della prima linea. Una scelta che paga senza nulla togliere a De Marchi, che sfiora la marcatura in almeno due occasioni, al terzo e al 43esimo della prima frazione. Il Pescara poi la sblocca al 26esimo. Tutto nasce da un lampo di Nzita che scarica su Pompetti. Il mediano brucia sul tempo i difensori dell'Olbia e serve la sfera al reprobo Galano. Un assist al bacio. Il Pescara archivia la gara e la qualificazione 5 minuti dopo, su palla inattiva, sul corner battuto da Pompetti, migliore in campo senza se e senza ma, Cancelotti svetta di testa e supera Ciocci. Auteri può in fondo sorridere, anche se c'è tanta strada da fare. Ho visto relativamente al periodo tante cose buone sotto l'atteggiamento di squadra, insomma abbiamo chiuso bene, abbiamo pressato bene, siamo stati compatti, poi è chiaro che ci dobbiamo migliorare in tanti aspetti. Alcuni giocatori poi erano reduci, fra quelli che sono scesi in campo oggi inizialmente, erano reduci da piccole problematiche, per cui quando in questo periodo non si ha continuità di lavoro già la condizione non può essere perfetta.